Roger, lungo e innocuo piovente di Nicolai. Zoff salta male e perde la palla. Riva riprende e intacca comodamente. Si dispone la barriera innanzi a Riva che, battendo ad effetto, inganna anche Carminia. Per Riva è l'unica occasione di gloria di tutta la partita. Da questo momento in campo non è esistito che il Napoli, che superando rapidamente una certa difficoltà a riannodare i fili del proprio gioco, ha schiacciato nella sua area un Cagliari sempre più disorientato davanti al proprio portiere, chiamato ripetutamente al lavoro. Eccolo respingere una botta di Giuliano in uno dei frequenti inserimenti offensivi del capitano napoletano. Occasionale alleggerimento cagliaritano al 40esimo, con un lancio di Brutti a Birbis che arriva con un attimo di ritardo. Col finire del tempo, su una girata di Savoglio, Coccaroni riesce di nuovo a ritardare il pareggio. Ma questo arriva appena si torna sul terreno. Il pallone viaggia tra Pogliana, Giuliano e Boccolini che crossa. Correzione di Savoldi e massa in sacca con una spettacolare rovesciata. Neanche oggi, come aveva fatto una settimana fa a Verona, il Napoli si accontenta dell'avvenuto recupero e riparte incontenibile sotto la spinta poderosa dei suoi centrocampisti, deciso a liquidare il conto e ad affermare la sua superiorità. Il possedio diventa ossessionante. E dopo il tentativo di Braglia che abbiamo visto, giunge al 20esimo la sua seconda rete. L'arbitro concede una punizione al Napoli per l'ostruzionismo di Viola e Pagliozzi ai danni di Giuliano. Giuliano calcia la parabola e Savoldi svetta splendidamente di testa. Ammunizioni, ai dubbi sulla regolarità del primo gol del Cagliari per un fuorigioco forse addirittura plurimo. Dubbi ancora sul rigore concesso a Napoli allo stadio del primo tempo quando ne rivendicava uno più autentico e l'ultimo stato mezz'ora prima. Al 27esimo del grosso, cross davvero molto bello, stop di petto, conclusione davvero straordinaria come avete visto di Dionigi. Esulta Dionigi. Quarto minuto, Foggia in porta. Cini fa da sponda con il petto e Matri approfitta della dormita difensiva del Napoli e batte il letto. 1-0, primo gol in Serie A per Alessandro Matri arrivato a Cagliari da Rimini. Maldonado e Cini non chiudono bene per il Napoli la gara. Al decimo il Napoli fa già festa. Ilner, tocco per Hamsik che avanza, destro secco dalla distanza, Gazziardo, palla in rete, 1-0. È il settimo gol in questo torneo per lo slovacco che di certo conclude in modo potente e preciso, ma altrettanto evidente appare però la replica assai poco reattiva del portiere Sardi. Al quarto d'ora Larinei vorrebbe il rigore per questo contatto con Campagnaro, ma il replay evidenzia semmai la simulazione, non un fallo. Minuto 18, punizione di Lavezzi, sul palo più lontano Cannavaro, precede Canini e di testa rifà il raddoppio. È il primo gol stagionale per il capitano. Abile nell'inserimento, ma anche nello sfruttare l'immobilismo della difesa rossoblu, che però reclama un probabile fuorigioco. Il Cagliari è frastornato, arrendevole, ma perfino autolesionistico. E se Frank gioca a casa alla mezz'ora. La Vizzi. Lo stiamo per vedere, è abile nel cross. A storia imbarazzante nel deviare nella propria porta.